Buonasera, benvenuti, ben ritrovati a Dopo Cena. I Divani Rossi questa sera ospitano un altro argomento che spesso rientra nei nostri discorsi, nelle nostre discussioni, soprattutto in vista anche della bella stagione. Ci si incomincia a scoprire, ci si incomincia anche a guardare un attimino intorno in funzione dell'estate, e allora dopo la fase invernale magari dobbiamo rivedere alcuni schemi. Parliamo di alimentazione corretta, di stili alimentari, di scelte anche quando siamo nei supermercati, nei negozi di fiducia, sul che cosa è giusto comprare, su che cosa magari è meglio tralasciare, e soprattutto faremo anche qualche piccola scoperta nuova. Per guidarci in questa argomentazione così sempre molto, molto insomma d'appeal, la nostra amica Giada Moscatelli, biologa nutrizionista, che buonasera, ben ritrovata. Buonasera. Ritroviamo sui divani di Dopo Cena dopo aver fatto anche altre dissertazioni sempre in ambito alimentare. Allora, con la dottoressa toccheremo un argomento un po' più vasto, non ci concentriamo solo su un aspetto dell'alimentazione, ma vogliamo parlare di corretta alimentazione. Corretta alimentazione, ma anche corretto stile di vita, quindi un modo di comportarci, di mangiare, che poi ci serve per stare bene, quindi per vivere in una condizione di benessere e di rendere al massimo nelle nostre attività, che siano lavorative oppure a scuola oppure nello sport. Quindi che cosa mangiare, come comportarsi per stare in salute e per sentirsi bene, perché alle volte un po' si pensa alla salute, vabbè, non ho una particolare patologia, però salute non è solo l'assenza di malattia, ma è anche proprio il sentirsi bene e vivere la quotidianità stando bene. Per questo motivo volevo parlare, introdurre un attimino un argomento di cui spesso non si parla, un organo che spesso viene un po' lasciato in secondo piano, che invece è un organo fondamentale, il nostro intestino. L'intestino, proprio perché è importantissimo, e anche ormai da recenti studi si è vista la sua importanza, viene proprio chiamato il secondo cervello. Perché è appunto alla base del funzionamento del nostro sistema immunitario, ma ci permette proprio di stare bene quando è mantenuto integro e in buona salute. Che cosa, adesso non facciamo una lezione sull'intestino, sì, però qualche indicazione diamo, esatto, insomma, sulle sue funzioni e perché è così importante. Poi dopo viene anche una facile battuta: ci sono persone che non ne hanno neanche mezzo di cervello e chi ne ha due, insomma, vabbè, no, questa è un'altra battuta. Invece, insomma, a chi funzionano tutte e due, insomma, l'intestino, sì, è uno dei due. Esatto. Allora, la prima cosa è importante che l'intestino sia integro, e la funzione principale dell'intestino è l'assorbimento dei nutrienti, quindi di determinate sostanze. Quindi questo assorbimento deve essere ovviamente selettivo, perché non possiamo permettere che passi di tutto nel nostro torrente circolatorio. E perché questo assorbimento sia selettivo, le cellule, come poi si vede anche dall'immagine, dovrebbero essere unite, perfettamente attaccate, in modo che appunto possa esserci questo assorbimento selettivo. In realtà, a volte, per colpa dello stress, magari di un'alimentazione sbagliata, monotona, di virus o di condizioni fisiologiche come magari la gravidanza, cosa succede? Che si creano delle aperture, delle fessurazioni, e quindi passano nel torrente circolatorio delle sostanze che sono estranee al nostro organismo, possono essere sia sostanze nocive ma anche macromolecole, e quindi il nostro organismo risponde come se queste sostanze fossero appunto delle cose strane, e va a stimolare il sistema immunitario a reagire, quindi si crea un'infiammazione chiamata di basso grado. No. Questa infiammazione non è rilevabile con le analisi, quindi non ci porta a patologie, diciamo, subito, immediatamente rilevabili, ma ci fa stare male. Magari abbiamo mal di testa frequenti, possiamo avere dei gonfiori, un'orticaria, oppure prendiamo spesso anche raffreddore, influenza, quindi diciamo c'è qualcosa che non funziona. E quindi mantenere questo organismo, questo intestino sano, integro. Ma è anche molto importante sapere che all'interno del nostro intestino, di tutto l'apparato, diciamo, gastroenterico,
vivono dei batteri, miliardi di batteri. Ecco, vediamo la slide successiva che ci introduce questo argomento perché prima, insomma, fuori onda mi hai dato una notizia che mi ha lasciato abbastanza perplesso perché, insomma, si parla sempre, no, vabbè, la flora batterica, abbiamo i batteri, però... Recenti studi hanno quantizzato anche quanto ce ne abbiamo. Esattamente, pensate che un chilo del nostro peso corporeo è costituito proprio dai batteri della flora intestinale o del microbiota, come adesso si chiama la flora batterica. E quindi, foto sono tutti quegli omini lì che ci sono nella lente di ingrandimento. Esatto. Perché no, uno dice miliardi, sì, ci fai un'idea, però pensare che sono un chilo, anche più di un chilo, effettivamente ci rendiamo conto di quanto siano importanti, perché questi batteri sono batteri buoni, positivi, che sono fondamentali sia per la vita, la nostra vita, ma anche proprio per il benessere. E quindi è importante mantenere questi batteri nel giusto equilibrio, quindi mantenere l'intestino in uno stato cosiddetto di eubiosi. Mentre spesso e volentieri ormai si sente parlare di questa disbiosi, quindi questa disbiosi altro non è che lo squilibrio nei rapporti fra diversi ceppi batterici. Mentre è molto importante appunto per la salute, ma anche la salute non solo, come dicevamo prima, per problemi di magari mal di testa o altri sintomi di questo tipo, anche proprio per una salute mentale, quindi proprio una situazione di benessere, perché studi recenti hanno dimostrato che persone affette da patologie intestinali gravi, come magari il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, sono più soggette a depressione e stati d'ansia. Questo perché l'intestino, appunto, che è il secondo cervello, con il cervello ha anche una comunicazione continua. Quindi quando lui sta male o soffre in una condizione di sofferenza, invia al cervello dei segnali diciamo allarmanti, e quindi si è visto che le persone sofferenti di intestino in realtà vanno incontro anche con più facilità a stati depressivi. Quindi ecco, benessere inteso proprio in senso molto ampio, non solo a appunto mal di testa o mal di pancia, gonfiori e quant'altro. Benessere, ma anche psicofisico. Psicofisico in maniera generale. Che spesso questa flora batterica in condizioni normali ha un suo status, esatto. Alle volte può essere alterato anche da condizioni singole, tipo l'assunzione di medicinali per via di uno stato febbrile o qualcosa, che queste sono condizioni che esulano un po' dalla norma. Noi dobbiamo mirare a normalizzarli in condizioni, diciamo, quotidiane, questo è lo scopo. Esattamente, quindi normalizzarlo o mantenerlo sano per chi ce l'ha già in una condizione di eubiosi, appunto. E per questo è fondamentale adottare uno stile di vita adeguato e un'alimentazione adeguata. Quindi al di là di quelle che possono essere le necessità individuali alimentari, c'è uno schemino molto semplice che possiamo utilizzare per capire quello che è importante fare, quello che è importante mangiare, con quale frequenza, per uno schemino valido appunto per tutti, per la maggior parte delle persone. Questa è la piramide alimentare. Questa è la famosa piramide alimentare che ogni tanto ci ritroviamo in tante disquisizioni, però è importante. Anche modificata, perché in realtà la piramide alimentare viene modificata in base alle scoperte che vengono fatte, ai lavori scientifici, quindi non è la piramide di 20 anni fa, diciamo, esatto. E ovviamente non volevo parlarvi di tutto quello che c'è nella piramide alimentare, ma mi sembra doveroso parlare di quello che si trova alla base della piramide alimentare, perché sono i comportamenti e le cose che dovremmo attuare tutti i giorni. E in particolare volevo, io infatti l'ho messo fuori dalla piramide, volevo rimarcare l'importanza di una corretta idratazione. Ecco, questo è importante, perché l'acqua... Anche qui sull'acqua, su quanto assumerla, quando assumerla, dove, fredda, calda, gasata, la mattina a digiuno, poi dopo mezz'ora mangi, insomma se ne sente di ogni. Allora, possibilmente facciamo un po' di chiarezza su questo concetto. Sì, che è molto importante. Allora, innanzitutto, quando berla e come berla. Ecco.
L'acqua è importante berla a piccoli sorsi, diluita durante la giornata. Questo è fondamentale perché a me non serve per l'idratazione corporea, è completamente inutile bere mezzo litro d'acqua nel giro di 5-10 minuti. Ecco, questo non va bene. E quindi va diluita durante la giornata. Bere la mattina a digiuno va benissimo, un bicchiere o due di acqua. Non necessariamente tiepida, però sicuramente l'acqua non andrebbe bevuta fredda da frigorifero e questo neanche in estate, visto che adesso ci avviciniamo. Ecco. Ok, perché? Cioè, perché c'è questa cosa del freddo caldo? Cioè è uno sbalzo di temperatura che dà fastidio a noi oppure è proprio un qualcosa che non è nocivo, insomma, ecco, perché? Allora, innanzitutto non è un'abitudine che fa male proprio nel senso in maniera grave. Grave. Però tutti quelli che sono gli sbalzi termici per il nostro organismo non vanno bene. Okay. Quindi magari se poi siamo ancora in fase digestiva può andare a creare anche dei veri e propri blocchi digestivi. Quindi adesso magari se uno è a digiuno può dare solo un po' di gonfiore, dei disturbi di questo tipo. Però se siamo in digestione comunque possiamo andare incontro anche a problemi più rilevanti perché okay. Comunque il nostro organismo tende a mantenere una temperatura corporea costante, quindi tutto quello che lo porta a sballare non va bene. Farsi una tirata di mezzo litro d'acqua dal frigo, ecco. Insomma, non è proprio il massimo della salute. Vabbè, no, specialmente se fuori sono 40 gradi. Ecco. Ecco. E dicevo, bere al mattino uno o due bicchieri d'acqua va benissimo perché stimola tutti gli organi deputati alla depurazione, quindi reni, fegato e quant'altro, quindi va benissimo. E il quantitativo è un po' più difficile, esatto. Nel senso che generalmente un litro e mezzo è una quantità di liquidi sufficiente per la maggior parte delle persone. Poi bisogna vedere se uno fa un lavoro pesante dove suda molto, se fa tanto sport, magari questi quantitativi vanno aumentati. Ecco. Un'altra cosa importantissima che volevo dire anche in vista della bella stagione è, soprattutto negli anziani, è importante ricordarsi di bere perché dai 40 anni in su lo stimolo della sete fisiologicamente diminuisce e quindi si può andare incontro a disidratazione senza rendersene conto. In maniera inconsapevole, magari non senti lo stimolo e quindi... Non bevi, però l'organismo ha bisogno di essere idratato, quindi è importantissimo proprio ricordarsi di bere. Ecco. Bene, fatta chiarezza sull'acqua, poi passiamo proprio a qualcosa di solido. Sì. Che... Allora, intanto prima volevo fare un accenno velocissimo a quello che abbiamo sempre alla base della piramide, quindi l'importanza del movimento che adesso io ho scritto attività fisica, però in realtà l'importante è muoversi, qualsiasi cosa ci faccia stare bene, ci aiuti a rilassarci, che sia la passeggiata col cane, la lezione di aerobica, lo spinning, la passeggiata nel bosco, va bene, l'importante è muoversi. Quindi sempre, quello in maniera costante. Non solo perché si perde un po' di peso, ma proprio perché insomma, la cinetica anche dell'intestino viene stimolata dal movimento, giusto? Esattamente, okay. Quindi tutte le funzionalità intestinali vengono sono migliori, quindi quello senza dubbio. Senza dubbio. E poi ecco l'importanza di scegliere i prodotti di stagione e locali, proprio perché possono essere raccolti e consumati in tempi brevi, quindi non hanno bisogno di essere magari raccolti acerbi perché non hanno bisogno di fare tanti chilometri per arrivare sulle nostre tavole. E un altro aspetto importante è la convivialità, quindi effettivamente vivere il pasto, cioè in questo modo il nostro organismo si rende conto che sta mangiando, che sta assumendo delle calorie e quindi è in grado di percepire adeguatamente anche il senso di sazietà. Se noi mangiamo e facciamo altro, la nostra mente non se ne rende conto, siamo insoddisfatti, magari ci gonfiamo, siamo gonfi perché la digestione non è efficace proprio perché il cervello non ha mandato i giusti segnali allo stomaco. E in più siamo portati a mangiare di più di quello che dovremmo perché lo stimolo della sazietà non arriva. Non arriva. Esatto, quindi è importante dare importanza al pasto, anche alla prima colazione. Ecco, soprattutto, perché anche questo è un nodo cruciale. Sì. Quando, insomma, immagino, parli con i tuoi pazienti e insomma, fai insomma, quello che è una piccola indagine,
il tempo che loro dedicano ai pasti è un aspetto al quale tu tieni molto. Sì, perché magari ecco, il pranzo alle volte è vero, capita chi lavora in ufficio alla pausa pranzo breve, però anche lì l'importante, anche se sono 10 minuti e si mangia un panino, non davanti al computer o davanti a un giornale, staccare completamente. Magari si va un attimo alla finestra, chi ha la fortuna di avere un bel panorama, guarda il bel panorama, se no pazienza, però proprio staccare la mente da quello che si sta facendo. E la colazione, alziamoci 10 minuti, un quarto d'ora prima, specialmente chi ha i bambini, per far apprezzare questo pasto che poi se uno riesce a prendere questa sana abitudine da piccolo, da grande rimarrà tale, quindi è importante. Il tempo giusto alle giuste cose. Esattamente. Insomma. Anche perché abbiamo sempre detto questa cosa, la colazione è il pasto più importante della giornata, quindi al di là degli alimenti che scegliamo, che dopo tu chiaramente calibri in base alle esigenze e in funzione di quello che vuoi ottenere come risultato finale, però il tempo che noi dedichiamo alla prima colazione è importante. Un caffè pronti via e uscire di casa non è il massimo proprio in assoluto, no, giusto? Esattamente, quindi ecco, dare importanza ai pasti. In più, adesso volevo anche invece accennare a alcuni alimenti che appunto entrano a far parte di questa piramide alimentare. Non tutti, ma quelli dove io vedo che mi fanno magari più domande, dove ci sono più dubbi su che cosa, su quanto consumarne, quando, ecco. E quindi volevo parlare in particolare dei carboidrati, della frutta secca e del latte e derivati. Ecco, la frutta secca ogni tanto viene criminalizzata un po', no? Sì. Diciamo magari, no? No, è grasso, l'olio, le noci, le mandorle, assumi calorie, cioè, ok, cioè. Ci sono grassi buoni e grassi cattivi, sì. Giusto? Questo me l'ha insegnato. Sì e no. Nel senso che noi abbiamo bisogno di tutte le tipologie di grasso. Ecco. Purtroppo oggigiorno che si consumano molti più derivati di origine animale, si ha un eccesso di un certo tipo di grassi. E quindi diventano cattivi non perché siano cattivi di per sé, ma perché se ne assumono troppi. In eccesso. Ecco. Quindi questo è un po' anche il discorso relativo all'olio di palma, che se ne discute tanto. Esatto. E quindi. Però l'importante è sempre la relazione con la quantità, perché okay. Noi abbiamo bisogno di tutto in realtà. Nelle giuste quantità. Però perché la frutta secca è importante? Perché apporta acidi grassi poliinsaturi, in particolare omega 3. E questi sono grassi che proprio per il nostro tipo di alimentazione adesso sono carenti nel nostro organismo. E quindi sono appunto importantissimi e importante assumerli. Se vediamo l'altra slide, sulla frutta secca, sì. C'è proprio, ecco, qui abbiamo pane, pasta e cereali, dopo ci dovrebbe essere quella della frutta secca, che ci introduce proprio l'argomento che ci dicevi poco fa. Adesso parliamo un attimo dei cereali, visto che c'è questa come immagine, dopo riprendiamo il discorso della frutta secca. Perché comunque quello che volevo dire è che normalmente, per quanto riguarda il discorso carboidrati, si pensa sempre alla pasta e al pane. In realtà sarebbe importante inserire anche i cereali cosiddetti minori, quindi orzo, farro, quinoa, miglio, couscous e quant'altro. Adesso qui nell'immagine ne ho riportati 5 anche perché volevo farvi vedere l'importanza di alternare questi cereali, perché ogni cereale ha delle proprie caratteristiche, delle proprietà nutrizionali che derivano appunto dal diverso contenuto di vitamine e sali minerali. Ecco, ci sono alcuni che sono anche di moda ultimamente, vedo la quinoa che spesso la vedo comparire nei menù di qualche bistrò, di qualche insomma, quindi insomma, sta diventando anche di uso comune da noi, che qualche anno fa proprio non era negli scaffali di tutti i supermercati. Sì, beh, infatti adesso che è facile trovarlo, quindi tranquillamente dove si va a fare la spesa troviamo qualsiasi tipo di cereale, è importante inserirli anche in maniera alternata nella nostra alimentazione. In realtà è vero, qualche anno fa non si trovavano, però questi cereali fino a 40 anni fa erano molto utilizzati nella cucina, diciamo, di una volta.
e anche perché non c'erano i prodotti raffinati, se ne usavano di meno. Quindi ecco, l'importanza di questo tipo di cereali è proprio il fatto di non essere raffinati, quindi contengono il germe del chicco, dove sono contenute più vitamine, sali minerali, è presente la cuticola, dove è contenuta la fibra è fondamentale per avere un indice glicemico basso, quindi a differenza della pasta o del pane che derivano da farine raffinate, hanno un indice glicemico più basso. Poi, qui sull'indice glicemico potremmo parlare delle ore, però diciamolo così a breve, insomma, l'indice glicemico è importante perché il nostro stimolo della fame si parte a seconda dei livelli, no, di glicemia che c'è. Più un alimento ha l'indice glicemico alto, correggimi se sbaglio, e più questo stimolo è altalenante, esatto, giusto? Esatto, perfetto. E questo è la cosa peggiore per la nostra salute. Perfetto. Quindi noi viviamo di zuccheri perché è la nostra benzina, come la benzina della macchina, però dobbiamo avere un livello costante di zuccheri nel sangue, perché lo zucchero in realtà nel nostro sangue è un veleno, quindi se ce n'è troppo poi viene secreta l'insulina e quindi questo continuo sbalzo per la salute e anche per un discorso di accumulo adiposo è deleterio. Ecco. Insomma, quindi i carboidrati non eliminiamoli, non facciamo mai queste cose draconiane, eliminiamo, no, possiamo avere delle possibilità anche attraverso queste alternative, questi cereali che ci aiutano comunque ad assumere, no? Il quantitativo giusto di carboidrati, ma anche appunto vitamine, sali e minerali. Poi alcuni hanno la proprietà di riequilibrare i livelli di HDL e LDL nel sangue. L'avena è un cereale molto proteico, quindi utile e saziante anche nelle diete dimagranti o per lo sportivo. Poi ecco il miglio e la quinoa, ad esempio, che dicevo sono molto di moda, sono dei cereali che si possono utilizzare per fare simili insalate di riso, quindi non solo il riso, magari per fare piatti unici anche in vista dell'estate, perché no? Perché no? Certo. Questi sono adattissimi, possono essere mangiati freddi, accompagnati con delle verdurine a pezzettini, con un po' di petto di pollo a dadini, gamberetti e quant'altro, quindi andare a costituire un vero e proprio piatto unico, anche pratico da portarsi al mare per chi mangia al mare o anche al lavoro al posto del solito panino. Quindi, perché anche freddi vanno benissimo questi cereali. Vanno benissimo questi cereali. Anche freddi. Poi sono dei chicchi piccolini, quindi fanno anche un bel volume, appagano. Diciamo. Sì, perché anche l'occhio, come si dice, sempre vuole la sua parte, perché trovarsi nel piatto 70 grammi di pasta, che sono una roba così, insomma, ti demoralizzi, insomma, invece anche il volume di quello che va ti può aiutare mentalmente, no, a vincere un po' questo aspetto. Esatto. Poi anche questo indice glicemico più basso ci aiuta a mantenere più a lungo il senso di sazietà. Quindi gli omega 3 che sono nella quinoa sono gli stessi che ci troviamo nel pesce, sono più o meno gli stessi del pesce azzurro. Omega 3 è una tipologia di grasso. Quindi cardioprotezione, tutto quello che va a dire. Esattamente. Poi la quinoa, ad esempio, è utile, adesso c'è quell'immagine, è utile proprio per placare la fame nervosa, quindi chi è sottoposto a stress o che tende a mangiare proprio in maniera un po' compulsiva, la quinoa, siccome aiuta la secrezione di dopamina, calma un pochettino e ci aiuta a vincere questa fame nervosa. Quindi poi ogni cereale ha le sue proprietà, che ho un po' in sintesi. Vedo il miglio, si parla di pH, quindi anche per la nostra pelle è importante questo. Sì, allora è importante il miglio perché aiuta, è importante mantenere la salute delle unghie e dei capelli, ma per quanto riguarda il discorso del pH è importante perché tende a rendere basico il nostro pH interno, che purtroppo oggigiorno, visto che si mangiano, come dicevo, molti prodotti di origine animale, tende a essere acido e quindi questo riequilibra un po' questa situazione. L'avena come si può consumare? Che forse è quello un po' più così dal punto di vista dell'utilizzo in cucina, forse un po' più difficoltoso, magari, che non viene di distinto. Sì, no, allora in realtà io adesso qui ho riportato nell'immagine i fiocchi, anche se si può utilizzare nelle zuppe sotto forma di chicco come il farro. Però ho voluto riportare i fiocchi perché può essere una colazione alternativa, una colazione proteica, come dicevo, perché l'avena è un cereale ricco di proteine, si può utilizzare per preparare il famoso porridge inglese, ad esempio. Quindi si mette in ammollo un po' di avena la sera prima con il latte tiepido, si lascia lì e al mattino abbiamo questa sorta di cremina che
è molto gradevole, sì. Ecco, sì. E nutriente proprio perché ha un elevato apporto proteico, quindi anche qui magari si può aggiungere anche del miele per dolcificare un po', per avere un minimo di, insomma, esatto, anche di gradevolezza. E qui ritorniamo sulla frutta secca. Esatto, di cui accennavamo prima. La frutta secca è importantissima. E ovviamente sono importanti le quantità, perché la frutta secca è molto calorica, ecco, quindi va bene quello che si legge, si sente ormai dappertutto, i 25-30 grammi al giorno di frutta secca, sono sufficienti e giusti un po' per tutti, ecco. E sulla frutta secca volevo anche qui dire che è importante variarla o magari mangiarla in mix. Adesso, uno se non vuole stare a pesare la frutta secca, una manciatina come spuntino è sufficiente, ecco, non è che uno deve stare lì a pesare 25-30 grammi con la bilancina, no, una manciata va bene. Va bene, ecco. Voi che pensavate di sedervi davanti alla televisione con una ciotola così, fatemela passare quest'idea, non è questo, una manciatina, insomma. Quindi. Esattamente. E anche qui è importante variare, perché al di là delle noci, che ormai si conoscono benissimo, sono protettive del sistema cardiocircolatorio, ci sono anche l'altra frutta secca che è molto importante, ad esempio le mandorle per la salute delle ossa, oppure le nocciole sono particolarmente caloriche, anche esse ricche di proteine, quindi aiutano anche nella perdita di peso, perché danno un senso di sazietà notevole. E sono importanti anche perché stimolano il cervello, proteggono appunto i neuroni, quindi aiutano la funzionalità del cerebrale, diciamo. E anche, molto importante, anche se non se ne parla tantissimo, sono i pistacchi. Pistacchi, ecco. I pistacchi noi siamo abituati a vederli non nell'aperitivo, però quelli non andrebbero proprio bene perché sono salati. I pistacchi andrebbero assunti quelli naturali, con nel il guscio. Guscio, sì, sì, quelli, ecco, senza salatura, per intenderci. E questi pistacchi sono importanti anche per chi fa attività sportiva, perché sono comunque energetici e hanno un buon apporto di proteine. Ecco, importante è anche dire una cosa che dicevamo prima, quando si parla di frutta secca, adesso sui supermercati dicevamo, no, ci sono confezioni e bustine dove si trovano già pronti all'uso, così, però essendo alimenti fotosensibili, quindi non amanti della luce, è importante prenderli, acquistarli nella loro integrità, giusto? Esattamente, perché comunque gli acidi grassi poliinsaturi sono molto sensibili alla temperatura e alla luce, quindi tendono a degradarsi, e quindi per mantenerli integri è importante che ci sia questo guscio, che serve proprio a proteggerli in natura. Infatti, se noi troviamo delle noci aperte, poi sentiamo il sapore, sono rancide, perché proprio si sono degradati gli oli presenti nel frutto stesso, ecco. Quindi non assumiamo tutte le caratteristiche, le proprietà che queste potrebbero cederci una volta che le abbiamo ingerite. Anche se in realtà noi in quella confezione andiamo un po' a fare quello che fa il guscio, quindi c'è un'atmosfera modificata e quant'altro, quindi come soluzione veloce per chi se lo vuole portare dietro magari al lavoro per fare uno spuntino veloce, va bene, va benissimo. Naturalmente le dosi poi giornaliere di frutta fresca, quelle non è che si devono andare a sostituire, si possono affiancare, insomma, no? Sì, devono essere affiancate, perché sono due cose completamente diverse. Quindi sì, questo può essere uno spuntino, la frutta secca può essere uno spuntino prima dello sport, oppure per non arrivare affamati a pranzo o a cena, oppure per chi vuole stuzzicare qualcosa durante la visione di un film, dopo cena, qualsiasi momento va bene. Per avere, insomma, anche un break. Esatto. Ed ora parliamo anche, insomma, dei latticini, che anche qui, insomma, sì, se ne sentono diverse. Però ci devi dare anche una novità, insomma, una novità che è piacevole, perché compare un nome che non è proprio usuale. Il kefir, insomma. Esatto, questo è praticamente un analogo dello yogurt di origine tipico delle regioni del Caucaso. E è un latte fermentato come lo yogurt, però è un latte che generalmente in vendita si trova appunto sotto forma di latte, quindi liquido, anche se può, in base ai tempi di fermentazione, può anche solidificare di più, diventare cremoso. Perché è importante? Allora, ha tutte le proprietà dello yogurt, quindi funge da probiotico, quindi aiuta a mantenere la flora intestinale
integra e sana e nelle giuste proporzioni. Ma è molto importante perché, a differenza dello yogurt, quando il latte viene fermentato da questo mix di batteri e di microrganismi, nel kefir vengono aumentate le quantità di due vitamine particolarmente importanti, la B9 e la B12. Quindi queste due vitamine hanno una discreta concentrazione in questo prodotto e sono molto importanti, una per le donne in gravidanza, anche per i bambini, ma anche per non andare incontro magari a problemi di anemia perché aiutano l'assorbimento di ferro, eccetera. Quindi è un prodotto che ormai troviamo tranquillamente nei supermercati, però uno magari lo vede e dice non so che cos'è. Assolutamente, non so a che cosa mi serve, quindi insomma giustamente. E si beve normalmente, come un bicchiere di latte qualsiasi. Esatto, è una bevanda un po' acidula perché è fermentata, quindi ricorda leggermente il sapore dello yogurt. È anche una scelta magari alternativa per bere qualcosa di diverso in estate, visto che si può bere fresco e poi l'acidità disseta, quindi ha molte funzioni. È un'ottima scelta. Una cosa importante che volevo dire, adesso senza stare a parlare in dettaglio di questi prodotti che tutti conosciamo, lo yogurt e il latte, l'importante per quanto riguarda yogurt e kefir è scegliere prodotti non zuccherati, quindi yogurt bianco naturale, non necessariamente magro, ma l'importante è che sia naturale, quindi senza aggiunte di zuccheri, fruttosio, succo d'uva o quant'altro. È la scelta migliore proprio per questo effetto di mantenere in buona salute l'intestino. Flora batterica, esatto. L'intestino. E per il latte invece, insomma, l'utilizzo che ne facciamo, anche qui, quantità giornaliere, intolleranze, anche qui c'è un mondo tutto a sé, però insomma, giuste quantità. Allora, il latte in realtà è un alimento molto utile per la nostra salute e la nostra alimentazione, non bisogna esagerare perché comunque è un prodotto di origine animale, quindi contiene grassi saturi. Un buon compromesso è l'utilizzo di latte parzialmente scremato. Ovviamente lasciamo da parte problemi di intolleranza, perché chi è intollerante al lattosio ovviamente non può consumarlo. Però per chi non ha problemi di intolleranza, un bicchiere o mezza tazza al mattino di latte parzialmente scremato va benissimo. Parzialmente scremato perché? Perché ha una quota relativamente bassa di grassi, ma comunque mantiene il giusto quantitativo di proteine, calcio e vitamina D, che sono importanti per la nostra salute. Quindi, se piace, un bicchiere di latte al mattino va benissimo, ecco, non esagerare, perché comunque è un prodotto di origine animale. Mentre è importante fare molta attenzione al consumo dei formaggi, perché i formaggi sono particolarmente grassi, proprio perché comunque viene a perdersi l'acqua presente nel latte, quindi sono prodotti più concentrati, e i formaggi non più di una volta alla settimana. Ecco, sarebbe l'ideale. Non apriamo il frigo e diamo sfogo alla nostra fantasia. Insomma. Quindi, come vedete, basta poco per perlomeno non cadere in errori o non fare, insomma, sbagli madornali nell'alimentazione e nello stile di vita, senza forzarsi. Chiaro, se uno ne ha bisogno per motivi di salute, la dieta è un regime che si necessita per questioni di salute, però già orientarsi con queste istruzioni per l'uso, diciamo così, della biologa nutrizionista può aiutarci a star bene. Esattamente, quindi proprio a sentirci bene, come dicevo, sia fisicamente che mentalmente, quindi a vivere bene. E soprattutto le quantità, e non, correggimi se sbaglio, eliminare to cure gli alimenti, che è la cosa più sbagliata. È la cosa più sbagliata. In realtà quello che bisognerebbe fare è variare il più possibile, specialmente nel discorso frutta e verdura, come dicevo, di stagione, ma anche variare la tipologia, non sempre solo insalate e pomodori perché sono comodi, quindi cercare di variare il più possibile. E la carne o i salumi, consumarli anche questi una, massimo due volte a settimana, so che sono comodi, però andrebbero limitati perché ricchi di grassi saturi. Aumentare la quantità di pesce,
anche qui non eccessivamente, e aumentare tantissimo, che purtroppo se ne mangia poco, i legumi. I legumi sono anche fondamentali. Sarebbe bello una volta, poi ti stimolo per un ulteriore insomma, appuntamento, fare proprio un focus anche sui legumi, perché noi magari legumi e cereali adesso li abbiamo visti così passando, sì. Però sarebbe carino anche insomma, su questi due legumi, che possono essere alternati alla carne, la carne rossa, la carne bianca, e alla pasta come noi la conosciamo. Quindi esatto. Insomma aiutarci nel variare il nostro regime alimentare, visto anche insomma, la facilità di reperirli nei supermercati o nei negozi dove ci riforniamo semplicemente, perché possono essere validi nel aiutarci proprio a vincere certo. alcuni vizi alimentari che abbiamo. Insomma. Sì, anche perché i legumi sono un'ottima alternativa alla carne, al pesce e ai formaggi, perché sono proteine di origine vegetale. L'importante, hanno un valore biologico inferiore rispetto a quelle derivanti dalla carne o dal pesce, ma l'importante è abbinarle sempre ai cereali, quindi quelli che abbiamo visto prima, ma anche pasta o riso o pane, perché in questo modo abbiamo il pool completo di aminoacidi necessari al nostro organismo per costruire le membrane cellulari, per costruire il muscolo e quant'altro, mentre da soli appunto hanno un valore biologico inferiore, non sono sufficienti. Quindi abbinare sempre, quindi la famosa pasta e ceci oppure il riso con i piselli vanno benissimo, sono le vecchie ricette della nonna, risi e bisi sono fantastici, insomma. Va bene, allora il tempo è tiranno come sempre, soprattutto quando si parla di argomenti interessanti e stimolanti e quando ci sono anche interlocutori come la dottoressa Moscatelli, molto interattivi e soprattutto che ci lanciano sempre delle novità, insomma, quindi avete già due o tre argomentazioni per entrare nel supermercato e ricercare qualcosa come kefir, quinoa, miglio e divertirvi. Allora, grazie dottoressa, insomma, che ritroviamo piacevolmente ogni tanto su questi divani, e grazie a voi per averci seguito. Speriamo che questa puntata, dove abbiamo parlato di alimentazione il più corretta possibile, sia stata di vostro gradimento. Bene, grazie dottoressa, grazie per i suoi utili consigli. E ci rimandiamo alle prossime. Grazie e raccomando, alimentatevi bene e correttamente. Ciao, alle prossime. Ciao.